L'ultima cinquina subita all'Adriatico Giovanni Cornacchia risaliva nelle immagini al 25 ottobre 2014, gestione Baroni, ad opera del Carpi di Fabrizio Castori. Gol di Concas, doppiette per Letizia e Bakogu. A prescindere dalla forza dell'avversario, il Brescia, che tuttavia ha concesso tanto, il tracollo è stato inatteso e clamoroso. Pillon ha fatto mea culpa. Sull'onestà intellettuale del tecnico di Preganziol mai avuto dubbi. In questo mondo, nel calcio in particolare, è sempre più una rarità. Riconoscere di aver sbagliato non è da tutti, anzi. Significative le parole di Gennaro Scognamiglio sull'1-0, sbagliata l'interpretazione della partita. E già, breve illusoria fiammata prima dell'inizio del monologo bresciano. Scollamento tra i reparti, Canutè, mezzala, una forzatura e dunque un errore. A centrocampo Bisoli e Ndoi hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Per non parlare di Spalek, uomo chiave dell'11 di Corini. Finto trequartista, in realtà attaccante aggiunto, bravo ad allargarsi per portare la superiorità numerica sulle fasce e a tagliare improvvisamente tra le linee per guidare il letale contropiede bresciano. In una parola, imprendibile. Decisamente meglio la ripresa, con Monachello al fianco di Mancuso. Assai probabile che qualcosa cambierà anche nel sistema di gioco. Ma a mutare deve essere soprattutto l'atteggiamento. Apprezzabile per esempio lo spirito propositivo del secondo tempo. Certo, la partita era già compromessa, ma con le distanze giuste tra i reparti, perché il problema è lì. Si può provare a questo punto della stagione ad essere intraprendenti con scelte più coraggiose. Ed ora due trasferte consecutive, prima sul campo del Foggia, che ieri ha pareggiato a Palermo nel posticipo, poi allo Scida di Crotone, per capire se quello col Brescia è stato solo un incidente di percorso o il segnale di un calo preoccupante. Di certo un mercato migliore avrebbe aiutato.